Grazie a te anche oggi siamo insieme, grazie, siano resi a Dio per l'occasione che ci dà di condividere una bella porzione della parola del Signore. E man mano costruiamo la nostra fede, la nostra vita spirituale, sulla base della parola di Dio, perché quella regge in qualsiasi momento. Perché? Perché c'è Dio. Perché la parola di Dio è ripiena della presenza di Dio, è ripiena dello Spirito Santo. Essa diventa viva al nostro cuore. Lo Spirito Santo la spiritualizza, alimenta il nostro spirito e ci fortifica nel, nel Signore. Siamo fortificati nel Signore, perché viene attivata, viene energizzata. Quando non riusciamo bene a poter spiegare, ci basta qualche piccolo esempio. Che cosa vuol dire un granello di senape buttato nel terreno? Arriva il momento quando la temperatura è giusta e la, la, il terreno è ben preparato, ben preparato quel piccolo granello di senape nasce, ne viene fuori una pianta di 4-5 metri alta, 3-4 metri, dipende. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che in quel piccolo seme c'è la vita messa nella giusta posizione, ne esce fuori una pianta, dice la parola del Signore che diventa una frescura per gli uccelli. Qualcosa così piccolo, sì, perché la parola di Dio è proprio così. La parola di Dio dice che il seme, quando la parola di Dio cade nel nostro cuore, e c'è quella predisposizione interiore che desideriamo che essa cresce. Sai, per desiderare che essa cresce, abbiamo bisogno di collaborare anche noi. Non è che noi facciamo, ma abbiamo una parte da fare. Ora, facciamo conto che piantiamo un granel di senape in un vaso sul tuo balcone, comunque lo devi innaffiare. Comunque devi toglierne l'erba che cresce, perché se no l'erba che cresce più facilmente lo chiude, lo affoga e addio seme e addio anche la frescura per gli uccelli. Perciò queste cose che sono nel naturale ci aiutano a comprendere che noi abbiamo una piccola parte di responsabilità Diciamo piccola perché la dobbiamo sviluppare ogni giorno, cioè ci deve essere la continuità, perché se in un campo ci vai una volta e poi non ci passi più, quando torni non, non conosci più cosa ci avevi seminato. C'è di tutto, perché il vento porta altri semi e quei semi che sono di natura selvaggia crescono di più, perché sono più... più adatti per crescere dove manca l'acqua dove è più forte il selvaggio e così è la nostra vita spirituale abbiamo bisogno di fare la nostra parte ora il seme che cade nella nostra, nei nostri cuori oggi della sua parola ha bisogno di essere curata ma come la possiamo curare? guardando se ci sono altre cose che sono in contrasto. La parola del Signore ci dichiara alcune cose che non sono gradite al Signore. Quando noi li lasciamo sviluppare nella nostra vita, creano il contrasto con quello che Dio vuole. Dio ci deve aiutare. Ma ti sembra un ragionamento tanto semplice, tanto facile? Sembra quasi un ragionamento da bambino, giusto? Eppure il Signore dice che noi dobbiamo così comprendere le cose del regno dei cieli in un modo semplice, perché così facendo resta impresso nel nostro cuore, perché poi se abbiamo la volontà di farlo crescere, non dobbiamo andare a prendere un vocabolario, un dizionario per dire che voleva dire la parola, è molto semplice. Devi curare il tuo cuore come curi il tuo giardino se ce l'hai. Quando lo trascuri vedi che non ci riesci più a entrare. Tutti i tipi di animali ci sono dentro, tutti i tipi di erba sono lì, ti passa la voglia di entrarci. Forse per avere un altro esempio ti può essere di aiuto. E se ti trovi in un campo dove tu ti muovi quotidianamente e guardi... C'è un campo ben coltivato con un vigneto che non finisce mai. Subito a fianco c'è un campo pieno di rovi, pieno di spine. Il terreno è lo stesso, la differenza dov'è? Quel campo viene coltivato, quell'altro non viene coltivato. Così può essere il nostro cuore. Noi dobbiamo aderire per comprendere la parola del Signore. E quando la comprendiamo dobbiamo aderire perché dobbiamo imparare a seguire le indicazioni che ci vengono date. Tutte in un giorno? Assolutamente no. Ci sono dei credenti che vogliono fare tutto in una settimana. No, ogni giorno ma costante, sempre. Togliamo di qua, togliamo di là, un piccolo filo d'erba, una foglia, tutto quello come un buon coltivatore della vigna. Non so se conosci qualcuno che ha la passione di coltivare la vigna. Ci vive dentro, aggiusta, toglie la pietra, toglie l'erba, toglie la foglia, addirittura toglie la foglia che non ci batte il sole sul grappolo d'uva, perché il sole la matura prima, si preoccupa di tante piccole cose, però poi alla fine funzionano. Una bella vigna. Va coltivata un bel cuore, una bella vita che il Signore ci ha dato. Se la curiamo, chi ne gode i primi frutti siamo noi personalmente. Perché il primo frutto che noi abbiamo dal nostro rapporto con Dio, che è spirito, è il frutto dello spirito. Alleluia. Il frutto dello spirito si trova nell'epistola ai Galati. Te lo voglio leggere, capitolo 5 verso 22, Galati 5 22. E non ti dispiace avere questi, questo frutto nella tua vita. Se tu hai e curi ed hai un rapporto con lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Cristo, tu hai questo frutto dentro di te. E vedrai che vivi una vita diversa. Qualcuno chiede, ma come faccio a sapere? Che ho lo Spirito Santo, se non ho lo Spirito Santo. E la differenza è enorme. Quando non hai lo Spirito Santo, sei sempre arrabbiato, agitato, te teso o di tutto, sei indifferente verso tutti. Hai un'acidità interiore che esce fuori, come esce fuori il profumo dell'aglio quando mangi l'aglio. La gente non ti si può accostare intorno. Guardiamo che cosa è il frutto dello Spirito Santo. Se tu hai questo frutto, tu hai lo Spirito Santo dentro, dentro di te. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Diciamo che se tu... Se sei pieno di queste cose, non ci vuole una legge, lo fai già, lo vivi già. Nessuno ti deve dire come devi amare se hai l'amore, perché lo esprimi. Nessuno ti deve dire, abbi un po' di autocontrollo, perché se hai il, il frutto dello spirito, l'autocontrollo ce l'hai già. Non ti devono arrivare multe da fuori, insegnamenti da fuori perché lo Spirito Santo che è dentro genera questo tu lo devi solo coltivare mantenere costantemente la sua presenza nella tua vita e di questo ci dobbiamo preoccupare perché Egli è l'alimentatore del nostro Spirito e quando noi eleviamo il nostro Spirito a Dio Egli lo riempie della sua presenza e comincia a trasformare la nostra vita diventa un'oasi per mantenere questo frutto. Leggiamolo un'altra volta nel verso 22. Così fai un confronto e sai se hai il frutto dello spirito o no. Il frutto dello spirito è amore: non un amore, quello da discoteca o amore da marinaio che su ogni porto che va trova una ragazza e gli dice che se la vuole sposare ogni porto ne trova una e la ama amore di discoteca quello non è amore quello è sesso serve per un'altra cosa Dio ci deve aiutare l'amore di Dio è amiamo senza aspettarci che altri ci amino. si chiama grazia si chiama come quando Facciamo un'elemosina, non ci aspettiamo che a chi facciamo un'elemosina ci restituisca quello che gli diamo. È un amore incondizionato. Gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Ebbene, vogliamo andare avanti. E così guardiamo quello che il Signore ci ha preparato questa mattina. Prima di andare avanti vogliamo pregare il Signore insieme. Chiudiamo gli occhi per non avere distrazioni ed eleviamo il nostro spirito invocando lo Spirito Santo su di noi. Cioè quando noi troviamo scritto Dio è spirito, spirito e i veri adoratori sono coloro che l'adorano in spirito e verità. Che cosa vuol dire? Vuol dire noi eleviamo il nostro cuore, il nostro spirito, i nostri sentimenti verso di lui per incontrare Dio che è spirito e mentre noi ci eleviamo egli si abbassa per così dire. È un incontro con lo Spirito Santo che desideriamo, che il soffio della sua presenza si incastri, penetri nel nostro spirito come l'alimentatore che ricarica il nostro cellulare. Ci sentiamo diversi e, perciò, quando andiamo a Lui, eleviamo il nostro spirito, il nostro cuore, la nostra vita, la nostra mente, il nostro essere, il tutto di noi ci spostiamo verso Di Lui per dire: Sono qua, riempimi della tua presenza, parlami, insegnami, voglio conoscerti, voglio sapere di più per fare meglio quello che piace a te, eh? Andiamo al Signore insieme, abbiamo capito bene, bisogna ogni volta metterlo in pratica, non è facile, ma quando ci esercitiamo poi va da sé, va da sé, ti posso assicurare che dopo non cerchi molte cerimonie, non cerchi altre cose, perché con Dio ne abbiamo più che a sufficienza, io non so queste persone che adorano, eh, venerano idoli, questo, quest'altro, con un Signore che abbiamo tanto grande, con la Sua parola che è una ricchezza per la, la nostra anima, la Sua parola che è spirito e vita e ci nutre, non abbiamo bisogno di cercare altre cose. Quando cerchiamo altre cose vuol dire che non abbiamo ancora conosciuto Dio, perché una volta che incontriamo Dio attraverso lo Spirito Santo, noi vogliamo restare legati a lui perché la sua presenza è costante e produce benessere nella nostra vita. Produce le giuste riflessioni, ci dà chiarezza, ci fa comprendere, ci fa distinguere cosa lasciare e cosa togliere. Dio è grande veramente. Andiamo a lui, se no passa il tempo. Preghiamo insieme. Signore, diglielo con tutto il cuore. Veniamo a te. Perché abbiamo bisogno di te? Perché siamo di fronte alla tua parola e siamo in tua presenza perché tu sei presente insieme al fratello, alla sorella, con me, con tutti quelli che abbiamo l'occasione di essere radunati insieme per un solo scopo, quello di ricevere da te quella vitamina necessaria per continuare il nostro cammino con te. Invochiamo la tua divina presenza, il tuo divino potere, insieme, Padre Dio. Ti diciamo, venga il tuo regno, il potere del tuo regno, perché il Re è sul trono, Gesù Cristo, colui che per lo Spirito Santo rilascia la Sua presenza nei nostri cuori. Noi ti invochiamo, Spirito Santo, ti diciamo, vieni e partecipa alla Sua presenza, la tua presenza. Nel nostro essere, vienici incontro, noi ci apriamo a te. Sì, 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 vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito Santo, o oh, Signore Gesù, purifica il nostro cuore. Vogliamo confessarti che veniamo meno nel nostro cammino. Ma se c'è qualche cosa che ostacola la presenza dello Spirito Santo, tracce di peccato, di impurità, noi lo confessiamo a te. Perché tu hai ragione, Signore, se si veniamo a te ti diciamo perdonaci, invochiamo il tuo sangue perché possiamo essere purificati e riempiti della presenza dello Spirito tuo Santo, perché lo Spirito tuo Santo dove lo, il tuo sangue ha purificato e gli prende possesso, perché gli piace vivere in un cuore purificato dal sangue dell'agnello di Gesù Cristo quel sangue innocente, puro del figlio unigenito di Dio, sa purificare le nostre coscienze e lo Spirito Santo ci raggiunge per parlarci, edificarci, fortificarci, trasferire la sua dimora dentro di noi e noi ti ringraziamo. Interpretaci, interpretaci la tua parola mentre la leggiamo. Mentre l'ascoltiamo, mentre la condividiamo. Padre Dio te lo chiediamo insieme nel nome e per i meriti di Gesù Cristo, il Signore, il Salvatore benedetto. Amen, Amen, Amen. Gloria al Signore. Ebbene, ed eccoci qua. Guardiamo insieme quello che lo Spirito Santo ci ha preparato questa mattina. Gesù è spirito vivificante, cioè è l'energia più potente che esiste nell'universo nell per energizzare quella parte spirituale della nostra vita. Oltretutto lui fa tutto il resto, ma parliamo di cose spirituali oggi. Poi il resto sappiamo che è il suo potere. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo 3 verso 34. Metti un po' di attenzione e segnati i versi. Prendi una penna con un pezzo di carta, un blocchetto, ti segni i versi perché poi li vai a rileggere e vedrai che lo Spirito Santo ti fa comprendere altre cose che non riusciamo a comprendere mentre parliamo insieme. Eh? Così ci nutriamo, ti raccomando approfittane è facile prendere un po' di carta e segnarti poi quando ci rifletti hai un po' di tempo quella parola che ti parla ti aiuta a portare a conoscenza altre cose che sono nascoste che la parola poi ti si apre e la comprendi meglio ieri sera per esempio quando ho trovato quel verso che diceva che avevano scritto sulla croce di Gesù, Re dei Giudei, cioè la condanna per il quale Gesù è stato crocifisso, mi ha parlato molto, ne ho parlato pure stamattina con qualche credente per dire questa cosa mi ha parlato molto, perché Gesù è venuto come il Re, il Re che era nato lo cercavano, i Re magi cercavano il Re dei Giudei, ha dichiarato fino alla fine ed è, è stato crocifisso perché lui è re e non è stato riconosciuto dal suo popolo. Re era, re è, re sarà. Cioè, non ha detto mai mi sono sbagliato. Non ha detto mai no, fino alla fine sono il re e così è stato dichiarato che il suo popolo non lo ha accettato come il re venuto dal cielo. Gesù è il re del regno dei cieli. Perciò è celeste. Beh, guardiamo insieme allora cosa dice la sua parola. Poiché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Dio infatti, leggiamo insieme, Dio infatti non dà lo spirito con misura. Cioè, è proprio smisurato perché Gesù è figlio dello Spirito Santo e ora lo guardiamo insieme. La sua origine divina ci insegna dalla sua propria esperienza e conoscenza del suo regno. Chi può spiegare meglio le cose del regno di Dio se non colui che nel regno ci vive? C'è stato ci è cresciuto, il regno è suo. Prima dell'incarnazione, nella gloria che io avevo prima che fossi venuto sulla terra. Gloria al Signore. Ci insegna dalla sua propria esperienza e conoscenza del suo regno. Gesù ha lo spirito senza misura. Lo allora, dobbiamo leggere, leggiamolo. Dio infatti non dà lo Spirito con misura a Gesù. Senza misura solo Gesù ha l'autorità universale, smisurato, riempie l'universo, la sua presenza, il suo Santo Spirito. Guardiamo in Filippesi capitolo 2 verso 9. Quando dico noi cristiani, quando ci nutriamo di altre cose e non della parola del Signore, mangiamo favole, mangiamo principi umani, noi abbiamo bisogno della parola di Dio, che è spirito e vita. Quando ci nutriamo di statue, statuette, idolatria, tutte queste cose, e sono tutte, tutta immondizia di fronte. Alla grandezza di Dio e della Sua parola. È immondizia, è piena di seduzione, è piena di forze malefiche, è immondizia. Dio ci deve aiutare. Guardiamo insieme che cosa ha fatto Dio. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che al di sopra di ogni nome. Allora Dio gli ha dato spirito senza misura. Poi dopo aver completato l'opera di salvezza per noi, Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che ha al di sopra di ogni nome. Attraverso la sua umiliazione per venire a salvare noi, guardiamolo nel verso 6, lo leggiamo insieme. Verso 6 e 7 il quale pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Guardiamo nel verso 10, abbiamo letto il 9, leggiamo il 10. Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra. Alleluia. Fura Kamashanda. Non c'è un altro uguale a Gesù. Tu sei grande, Signore. Diglielo con tutto il cuore, Signore tu sei grande, tu sei grande, tu sei grande. Noi possiamo dire: Tu sei grande, sti terroristi. Quando uccidono le persone, dicono: Dio, tu sei grande. Noi dobbiamo dire: noi sei Gesù sei grande perché, non quando ammazzi una persona, dici Dio, sei grande. Quando vive una persona dobbiamo dire Dio tu sei grande. Quando una persona viene toccata dallo Spirito Santo Dio tu sei grande. Quando Dio ci crea Dio tu sei grande. Quando Dio ci salva Dio tu sei grande. Quando Dio ci guarisce Dio tu sei grande. Non c'è nessuno uguale a te. Perché Egli è grande affinché... Nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra. Tutto ciò che nell'universo è dotato di intelligenza, compreso io e te, tu e io, io e te, lo dobbiamo adorare nel nome che ha ricevuto. Gesù, Gesù vuol dire il Salvatore, il nostro Salvatore, dichiarato, è stato è un nome che è stato dato da un angelo. Qui parliamo sempre del Divino, leggiamolo insieme, in Matteo, capitolo 1, verso 21. Oh, ti lodiamo, Signore. La partecipazione degli esseri angelici, l'universo si è messo in moto per l'incarnazione per quanto Gesù ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati in sostanza vuol dire salvatore detto dall'angelo è generato dallo spirito santo guardiamo nel verso 20 gloria a dio unigenito unico del genere nell'universo. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo Giuseppe, figlio di Davide, cioè dalla discendenza di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo, è un dono di Dio. Per questo piccolo pianeta. Gloria al Signore. In sostanza Gesù vuol dire Salvatore, detto dall'Angelo e generato dallo Spirito Santo. Quando ho detto e dico il Papà di Gesù Cristo e lo Spirito Santo, leggiamo gli ultimi due ricchi insieme, perché ciò che in Lei è generato viene dallo Spirito Santo. Continuiamo a leggere in Filippesi capitolo 2 verso 11, eravamo arrivati al 10. Che sei bello Signore, ma perché non ti metti a lodare Dio con tutto il cuore? Alza la tua mano, il tuo cuore. Fermiamoci per un attimo e diciamogli col cuore, oh Signore, tu sei grande. Tu uh, che sei grande. Oh che sei speciale. Oh quanto ti amiamo, Signore. Tu sei meraviglioso, alleluia. Ora kama shandar Ti lodiamo, Signore. Leggiamo insieme che cosa dobbiamo fare noi quando ci avviciniamo al Signore, mentre camminiamo, mentre e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Signore vuol dire ha il diritto di regnare sopra di noi. Se regna in tutto l'universo e non regna su di me, che beneficio ne ho? Io? Se non regna su di te, che ha un posto speciale nella tua vita, che serve? il diritto di regnare vuol dire signore di possederci di essere suoi il termine esprime la sua deità onorando Gesù glorifichiamo anche Dio noi che siamo credenti egli dice in Giovanni 14:1 tutti quelli che credono in Dio abbiamo l'obbligo di poter andare a Dio attraverso Gesù Cristo, se no diversamente non ci possiamo andare, perché Dio è santo e noi siamo peccatori. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Alleluia. Cioè, qualcuno che dice no, ma io credo in Dio, non mi interessa di tutto il resto, come vai a Dio se non per mezzo di un sacrificio di un innocente che ha pagato il prezzo per i tuoi peccati? Con le nostre opere. Dio dichiara che le nostre opere migliori sono come un panno lorda alla sua presenza. Come ci presentiamo? mentre per i meriti di Cristo noi abbiamo il manto della sua giustizia. Restando giusto passa a noi il manto della giustizia e inchioda sulla croce il nostro vestito sporco e ci lava. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me, cioè parla a coloro e a noi che credevano già in Dio, ma guardate, che se voi credete in Dio, io vengo da Dio, io sono Dio, manifestato in carne come i profeti avevano detto. Guardiamo nel capitolo 5, verso 23, ci aiuta a comprendere meglio. Ah, che sei bello, Signore! Ogni tanto da gloria al Signore col cuore, fai salire un poco di vapore di lode verso Dio. Ti voglio, do, ti voglio benedire, Signore, ti voglio lodare. Mantieni alta la fiamma, l'alimentazione della lode verso Dio. Grazie, Signore. Grazie per la tua parola che ci fa comprendere con chiarezza quello che tu ci vuoi dire. Vai, fai salire come un calore, un po' con la passione di dire, oh che sei grande, Signore. Ti voglio benedire. La tua parola mi spiega, mi fa comprendere quanto sei grande. E io come, come lo avrei saputo se non attraverso la tua parola e attraverso la conferma che porta lo Spirito Santo al mio cuore? Come ti venivo a trovare? È lui che si è abbassato a noi. Guardiamo come dice la parola del Signore. Affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. Nella nostra misera concezione, cioè nel concetto nostro naturale di come è Dio, a volte ci permettiamo di separare Dio da Gesù Cristo e dallo Spirito Santo. Sembra che andiamo a cercare il pelo nell'uovo per perdere il tempo e guastare l'armonia che troviamo nella parola del Signore. Esempio, no? Incontriamo per la strada e vengono a casa nostra quelli di quella setta dei testimoni di Geova. Loro si distinguono perché loro sono testimoni di Geova. Ma che bello che cosa proprio alla luce della parola del signore come vai a genova vai a genova ma non a geova se non hai Gesù Cristo come tuo personale salvatore che vai a genova che vai a genova perché il ponte è caduto non ci puoi andare Gesù Cristo è il ponte che ci porta a geova Gesù ha detto voi sarete miei testimoni, noi torniamo indietro per distinguerci, per fare una setta come se avessimo l'esclusivista di un qualcosa che poi alla fine si riduce ad una setta. E la parola del Signore dice schiva i settari. Vogliamo perdere tempo. Leggiamo cosa dice la parola del Signore affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio non onora il padre che lo ha mandato. Gloria sia resa a Dio. Poi ne abbiamo un altro ancora più grande, il Papa dovunque si sposta all'esclusivista e l'esclusivista della madonna come dire questa non me la toccate perché ma dove sta scritto che dobbiamo adorare la madonna dove sta scritto ha fatto un'opera importante gloria sia resa di ma la parola del Signore dice che noi dobbiamo fare un'altra cosa. Leggiamolo insieme. Affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio, non onora il padre che lo ha mandato. Che c'entra sta Madonna? Pianta Madonna di qua, Madonna di là, eh, santuari... Spreme la gente, ma parlagli del Signore, parlagli di quello che dice la parola del Signore. France, se avessi l'occasione di parlarti, proprio questo ti vorrei dire. Hai una grande occasione di proclamare la parola del Signore, dove li vai a pigliare tutte ste favole per far perdere tempo alle persone? Dio ci deve aiutare, France. Addirizza i passi perché Dio ti ha dato un posto che tu lo devi saper amministrare, è il posto dove bisogna onorare Dio e il Suo Figlio. Leggiamolo un'altra volta che dice la parola del Signore, e tutti voi che seguite queste cose, è un inganno di fronte a ciò che dice la parola del Signore. Le religioni ci, ci ingannano, mantengono l'esclusiva per fini finanziari e organizzativi. Giusto per passare il tempo, Dio ci deve aiutare. Leggiamo insieme cosa dice la parola del Signore. Affinché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio? non onora il Padre che lo ha mandato. Ma questo è il Vangelo. Sembriamo gli esclusivisti solo per perdere tempo. E non, temi non teniamo conto che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono quelli che nella parola del Signore troviamo. E noi, quando ci indirizziamo verso questo essere creatore manifestato nella Sua parola, Padre, Figlio e Spirito Santo, unico Dio, dove vogliamo andare? Tutto il resto che noi aggiungiamo sono sporcizie, perché in realtà vanno a tagliare da quello che la parola del Signore dice. Guardiamo lo Spirito Santo, cosa ci dice il Signore Gesù? Colui che ha lo Spirito senza misura, la sua parola è spirito e vita, ci dà le indicazioni precise. Leggiamo in Giovanni capitolo 14 verso 23. 14 23 La parola del Signore adirizza il nostro cammino nella giusta direzione. Gesù gli rispose: Se uno mi ama, osserva la mia parola. Perciò noi dobbiamo osservare la parola del Signore. 1 Se noi osserviamo la parola del Signore, leggiamo ancora: il Padre mio lo amerà e noi, cioè Gesù e il Padre Verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Alleluia! Il nostro amore per Dio, applicando ciò che dice la sua parola e seguendola, perché è essa che ci fa comprendere le cose del cielo, abbiamo già detto prima. Chi c'è stato di noi in cielo? Essa parola. La parola di Gesù che è venuto dal cielo. Ha lasciato il cielo e è venuto per parlarci del cielo. Il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e dimoreremo presso di lui. Cioè la dimora nella nostra vita viene il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, perché Dio è Spirito. Guardiamo nel verso 16. Così non ci perdiamo in chiacchiere, in esclusività, giusto per dire qualcosa di diverso, cioè la professione della setta dei testimoni di Geova. Quando cominci a parlare, ti dicono che loro sanno il nome di Dio. E che c'entra se sappiamo il nome? Noi dobbiamo avere comunione con Dio. Che ci serve sapere il nome solamente? È la sua presenza nella nostra vita che deve trasformare la nostra vita. Se sappiamo il nome, che serve il nome se non conosciamo e non sentiamo la divinità, la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita? Che ci serve sapere solo il nome? Noi vogliamo Lui. Io pregherò il Padre. Ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre. Leggiamo nel verso 26. Alleluia. Ma il consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Tanto ha ricordato ai discepoli che hanno scritto la testimonianza del Vangelo che li ha aiutati a ridigere il Vangelo ispirato e guidato dallo Spirito Santo, tutta la parola del Signore. Il Padre, chi onora il Padre, chi non onora il Figlio, non onora il Padre. E chi non onora il Figlio, non onora il Padre non ha la presenza del Consolatore nella propria vita. Noi verremo e faremo dimora presso di Lui, presso di Lui, presso di Lei. Di che stiamo parlando? Di conoscere il nome di Geova senza avere la presenza nel nostro cuore? Di parlare della Madonna senza avere la presenza dello Spirito Santo e di Dio nella nostra vita? E che ci serve? Quella è una cosa morta, noi parliamo di vita. Noi parliamo di vita eterna. La parola del Signore ci parla di un alimentatore che è lo Spirito Santo che soffia dentro di noi questa nuova vita che la vita spirituale ci prepara per il cielo. Come ci prepara? Leggiamo insieme. Ma il consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manterà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Una guida certa, una guida sicura, un navigatore che ci porta fino nel cielo, che parla nel nostro cuore, lo Spirito Santo di Dio. Che servono tutte queste altre cose? Servono per distrarci? Sono opere diaboliche, sono opere sataniche perché... Il nemico cerca di confonderci e farci perdere la strada, ci fa passare il tempo in cose che non vediamo mai risultato, come quelli che erano intorno a Gerusalemme e sulle montagne intorno a Gerusalemme che c'erano tutti i santuari di idoli e così via. E il salmista, quando si trovava nel bisogno, diceva: Da qual monte mi verrà l'aiuto? Faceva una ripassata, ma non c'era un'indicazione che lui poteva ricevere la forza. Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto il cielo e la terra. Il suo aiuto lo sperimentava in azione lungo il suo cammino. La sua fede in Dio lo portavano a togliere la pecora dalla bocca dell'orso. La sua fede in Dio lo portavano a togliere la pecora dalla bocca del leone, la sua fede in Dio lo portavano a distruggere il gigante Goliath, la sua fede in Dio lo portavano di vittoria in vittoria, non senza difficoltà, la sua fede in Dio lo portava anche a pendirsi quanto aveva sbagliato, la sua fede in Dio. Dissetava l'anima sua, l'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente. Parliamo di vita, non parliamo di sostanze morte, non parliamo di marmo, legno, metallo. No, non parliamo di teorie, parliamo della presenza dello Spirito Santo che Gesù dice che il nostro corpo è diventato il tempio dello Spirito Santo. Questo noi dobbiamo il fulcro, il tutto è di un'alimentazione potente nella nostra vita dello Spirito Santo di Dio. Noi cristiani, se ci manca lo Spirito Santo, di che cosa ci nutriamo? Di che cosa ci alimentiamo? Quando noi ci alimentiamo della vita, di che cosa ci alimentiamo? Di cose morte. E le cose morte che vita ci possono dare? Tutti questi insegnamenti che stiamo leggendo insieme sono venuti fuori dalla bocca di colui che abbiamo letto. Colui che è venuto sulla terra, leggiamo insieme Gesù, Giovanni 3:34. Abbiamo letto, lo vogliamo rileggere. Noi abbiamo bisogno di ricevere la verità, che Gesù è la verità, abbiamo bisogno di ricevere la vita. Gesù è la vita, la sorgente, l'alimentatore. Come lo dobbiamo chiamare? il generatore, il gruppo elettrogeno, come lo dobbiamo chiamare? Perché colui che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Dio infatti non dà lo Spirito con misura e gli oltrepassa la misura. Questo segno confermò a Giovanni che Gesù è il Messia, guardiamo nel verso 33. Le conferme devono venire dal sovrannaturale, da Dio. Non ci dobbiamo mettere a bastocciare come i bambini che giocano sulla spiaggia con le cose spirituali. Chi ha ricevuto la Sua testimonianza ha confermato che Dio è veritiero. Abbiamo letto il verso 32, 32 mi devi dire. Egli rende testimonianza di quello che ha visto e udito, ma nessuno rende la sua testimonianza. Abbiamo detto Giovanni 1, no, stiamo a sentire. Giovanni 1, 32 abbiamo letto. Rileggiamolo: Giovanni rese testimonianza dicendo: Ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su lui. Dio ha dato a Gesù lo Spirito senza misura corporalmente, egli è nato dallo Spirito e ha ricevuto l'unzione per. Proclamare la parola di, di, del Dio vivente. Guardiamo nel verso 33. Io non lo conoscevo, lo conosceva come il figlio di Maria, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. Gesù è colui che per la sua pienezza battezza con lo Spirito Santo. Qui parliamo di incorporare nel nostro essere la presenza dello Spirito di Dio, essere immersi ripieni dello Spirito Santo. Conoscere il nome di Geova, che ti serve, fratello? Parlare di Maria, di Madonne nere, bianche, rosse, che ti serve? Quando dentro, dentro sei asciutto, sei arido, non senti la presenza di Dio nella tua vita. Battenza. Guardiamo nel verso 34. La parola del Signore è speciale. E io ho veduto e ho attestato che questi è il figlio di Dio. Alleluia, gloria al Signore. Egli è il Messia, Egli è il figlio di Dio. E di che cos'altro vogliamo parlare quando abbiamo un'eredità di questo genere? Un Signore tanto grande, un Salvatore tanto grande, che possiamo avere comunione con Lui, che ci servono le altre cose. Sore, frate, perché perdiamo il tempo intorno a cose? Morte quando noi parliamo di vita. Ed è il figlio di Dio vuol dire un rapporto esclusivo di figliolanza, cioè unigenito figlio di Dio. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Leggiamolo in Giovanni 3,16 così. Resta chiaro nella nostra mente. Dio ci deve aiutare a comprendere, dobbiamo pregare il Signore che ci aiuti, Giovanni 3:16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Questo figlio, figlio di una figliolanza, esclusiva, unigenito, unico di questo genere e ricevendo Lui nella nostra vita diventiamo figli di Dio perché discendiamo da quella forza potente dello Spirito di Dio che penetra nella nostra vita e ci fa nascere di nuovo. Quando riceviamo Gesù è il gene spirituale che attiva nella nostra vita la vita eterna dell'Eterno Figlio di Dio. Leggiamo in Giovanni 1, 12. Che sei bello, Signore, e quanto è bella la parola che ci hai portato perché ci fai comprendere quanto sei grande e quanta agevolazione noi abbiamo quando ti riceviamo nella nostra vita. Cosa ha fatto il Signore per noi? Leggiamo insieme. Ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, che lo ricevono, che lo bramano, che gli aprono il cuore, che gli dicono: Signore, voglio darti il mio cuore. Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Cioè a quelli che credono nel Suo nome. Il Suo nome è Gesù, il Suo nome è il Salvatore. Crediamo in Cristo come il nostro personale Salvatore. Alleluia. Mandato da Dio, autorizzato da Dio, riempito dello Spirito da Dio. Unzione per noi. Egli genera in noi la vita dello Spirito ed è lui che ci alimenta perché lui è il secondo Adamo. Leggiamo in 1 Corinzi, capitolo 15, verso 45. Così abbiamo un parallelo e comprendiamo quando facciamo una piccola setta e manteniamo l'esclusività di quella cosa, ma Dio è grande, Dio vuole che dobbiamo avere lui nella nostra vita. Così anche sta scritto, il primo uomo Adamo divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Cosa fa quando noi riceviamo Gesù Cristo nella nostra vita? Il suo spirito vivifica il nostro spirito. Quanto noi adoriamo il Signore? Lo cerchiamo nella nostra vita, egli viene con il flusso de, dello Spirito vivificante, e vivifica il nostro essere, ci rinnova, rinnova il nostro essere, riproduce la vita. Ci alimentiamo da lui, come ci alimentiamo del pane e del vino o dell'acqua come lui dice simbolicamente. Quando noi ci nutriamo di lui, la nostra vita spirituale si fortifica, si rigenera, si riempie, abbiamo comunione, abbiamo vita, 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 perché più restiamo connessi con questa fonte di energia, lui è spirito vivificante. Faglielo leggere, leggiamolo insieme. Fammelo leggere insieme alla sorella. L'ultimo Adamo è spirito vivificante, colui che è venuto dal cielo. Il primo dalla terra, il secondo è venuto dal cielo, è venuto per portarci nel cielo. Egli è diventato figlio dell'uomo, figlio dell'umanità per iniettare nella nostra vita questa nuova vita spirituale che avevamo perso a causa del peccato e si era staccato, egli è venuto per ademmire per noi e ristrutturare la nostra vita, collegare l'energia che veniva a mancare attraverso lo Spirito Santo dimorante nella nostra vita, egli dimora. Leggiamo dove lo dice, Giovanni 14 verso 26. Noi dobbiamo avere lo Spirito di Dio nella nostra vita che ci deve portare. Gesù lo dice, il consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, dove lo manda? Nel nostro cuore, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Senza questa presenza dello Spirito Santo noi possiamo formare tutto quello che vogliamo. Chiamare Geova, chiamare la Madonna e tutti i Santi e tutte le religioni, sono tutte cose morte. Perché la sorgente è unica, la via è unica, Gesù l'ha detto. Lo dobbiamo ricordare? Leggiamolo nel capitolo, nel verso 6 dello stesso, dello stesso capitolo. Cioè perché ci dobbiamo distrarre? Quando il Signore Gesù e Dio ha mandato nel mondo il Signore Gesù Cristo come unico, in modo che noi non abbiamo distrazione e non ci confondiamo. Quando andiamo a Lui usciamo dalla confusione. Gesù gli disse: sono, io sono la via. La verità è la vita. Nessuno, nessuno vuol dire che qualsiasi altra strada tu prendi, non andrai nel cielo. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io sono la via, l'unica via che conduce a Dio. La verità, l'unica verità di Dio manifestata attraverso la bocca di suo figlio che è venuto. La vita, l'unico spirito vivificante che è il secondo Adamo, Gesù Cristo venuto, non nato dalla terra. Quando è venuto Gesù non ha fatto un'opera d'arte come fece con Adamo e soffiò l'anima vivificante. Gesù Cristo è venuto per lo Spirito Santo. Ciò che è generato in lei è opera dello Spirito Santo. E Dio ha dato a Lui il potere di riempirci di Spirito Santo, gloria al Signore. Egli è colui che battezza, Egli è colui che salva, Egli è colui che guarisce, Egli è colui che ritorna e l'incontro lo dobbiamo avere con Lui. Che so, tutte queste altre cose. Se perdi dall'avere comunione con il Signore Gesù Cristo, sarà Lui, Dio ha dato a Lui il giudizio. Lui è venuto come Salvatore. Ma dopo aver completato l'opera, Egli è diventato il giudice dei vivi e dei morti. Avrà un'altra misura. Se non abbiamo seguito, come quando non seguiamo la legge, andiamo a finire in galera. Se non abbiamo Lui, ci troveremo di fronte a Lui. Sarà Lui che dirà, entra benedetto dal Padre mio nel regno che ti è stato preparato avanti la fondazione del mondo, o sarà Lui che dirà, non ti ho mai conosciuto. Quelli professano di aver fatto questo, quello, dici no, io non ti conosco, perché non hanno avuto mai comunione personale con lo Spirito di Dio, con Gesù Cristo, con lo Spirito di Cristo. Quando Gesù dice non vi conosco, non è che non ci conosce come esseri umani, non ci riconosce come coloro che devono partecipare alla grande festa del suo ritorno e della gloria eterna. C'è un altro posto che Gesù dice, mandateli dove, dove Dio ha preparato un altro luogo che si chiama inferno, per Satana e i suoi angeli e i demoni. Dio non vuole che andiamo lì, perciò ci parla. Ma se noi non ascoltiamo quello che ci dice il Signore, non è Dio che ci manda perché Lui per noi ha fatto il paradiso. Quel posto l'ha fatto per Satana, per il diavolo e per i suoi emissari, tutti quelli, operatori di iniquità. Per noi ha fatto il cielo ma ci dà le indicazioni della strada da seguire. Se noi seguiamo un'altra strada, non ci troveremo nel cielo. E lui già ci ha dato le due strade che ci sono. Ha detto che una è larga e l'altra è stretta, e poi la, una entra, benedetto dal Padre mio, e l'altra è: non ti ho mai conosciuto, vai nel fuoco eterno. Ma Dio non ha creato il fuoco per noi fuoco e zolfo per l'eternità, l'ha creato per il nemico di Dio che ha perso ed è stato sconfitto per Cristo. Cristo è venuto per portare vittoria per l'avanzamento del regno di Dio e coinvolgere le anime nostre che passiamo dalla sua parte, ci alimentiamo e camminiamo insieme con lui. Alleluia, questa è la Sua parola. Vogliamo pregare il Signore che ci aiuti? Tegniamo insieme, ringraziamolo per la Sua parola. E poi qualcosa ha parlato al tuo cuore. Mettiti in disparte, parla col Signore. Lui è lì proprio dove sei tu. Fatti un esame di coscienza davanti a Lui. E dichiaragli che ti dispiace di aver sbagliato e che vuoi riprendere il cammino oggi. Lui è pronto a perdonarti, è pronto a lavare il tuo cuore con il sangue del suo Figlio Gesù Cristo ed è pronto a riempirti di Spirito Santo se tu ti apri a Lui. Alleluia. Ringraziamolo insieme. Signore ti ringraziamo per la tua parola, per come tu chiarisci al nostro cuore e ci dai le direttive che vengono dal buon consiglio della tua parola. Aiutaci a prendere e a scegliere la strada che la tua parola ci indica perché vogliamo continuare il nostro cammino. Quest'altro poco di tempo è insieme con te. Oggi Signore ti diciamo con tutto il cuore. Vieni nel nostro cuore, perdonaci, lavaci col tuo sangue, riempici di Spirito Santo e fa, Signore, che il cuore di ciascuno di noi, il corpo di ciascuno di noi, possiamo essere il tempio dello Spirito tuo Santo, che ti onoriamo, ti benediciamo, ti lodiamo e godiamo del frutto dello Spirito Santo che è amore, pace, gioia, longanimità, benignità, temperanza, autocontrollo e portiamo avanti, Signore, l'opera che Tu ci affidi, perché Tu ci hai salvati per servire e così possiamo servirti con una guida certa. Ed insieme, Signore, Ti ringraziamo. Amen. Amen. C'è un bel canto che dice... Eh, Spirito di Dio, riempimi mia vita. Bramiamo con tutto il cuore di essere riempiti dello Spirito Santo. Questo canto fa un tracciato che ti aiuta e mi aiuta ad invocare lo Spirito Santo nella nostra vita. Cantiamolo insieme. nostri cantici attraverso Whatsapp al numero 328 873 7893 e se ci scrivi fuori dall'Italia ricorda di inserire il prefisso più 39. E richiedilo questo canto e lo usi. Vuoi mettere il primo verso? Così diventa la passione del tuo cuore. Metti il primo verso, ti metti, lo ascolti e lo canti, lo canti col cuore, chiedendo al Signore: Spirito di Dio, riempi la mia vita, riempi la mia anima, riempi tutto di me. Spirito di Dio, riempi mia vita, riempi mia anima. Lo canti una volta, due volte, dieci volte. Lo invochi con tutto il cuore. Perché la parola del Signore dice, chiunque invoca il nome del Signore, tu invochi con tutto il cuore nel dire, Signore, io ho bisogno proprio di, questo, di questa guida interiore per camminare con te. Perché senza questa guida interiore... E l'aiuto della tua parola. Io sono smarrito, so, non ho l'orientamento. Chiunque mi dice una cosa segue una volta una, una volta un altro. Non so, non so la via da scegliere. Mentre così il Signore ti riempie di Spirito Santo. Hai una guida certa dentro. Leggi la sua parola, egli te la interpreta, ti fa comprendere e cammini nella giusta direzione. Ti esamini con la parola. E poi ti voglio dire, abbiamo il Vangelo di Giovanni di circa 80 pagine, ci sono 20 pagine in fondo che servono per fare un check up della nostra vita spirituale, misurare la nostra fede, se siamo nella fede secondo la parola di Dio, se siamo salvati come fare per essere salvati e come mantenere la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Sono note al Vangelo di Giovanni che ci aiutano a comprendere la nuova nascita, come mantenere un livello di fede costante, come eh, ricevere il Signore nella nostra vita, come avere comunione con Dio. Ecco, sono tutte informazioni che ci aiutano a fare un check-up su che piano stiamo nella conoscenza della parola del Signore. È un piccolo libretto che ti mandiamo gratuitamente. Ne puoi avere, però, li devi regalare agli altri. Uno per te e gli altri li regali. Ne puoi avere fino a 5 gratuitamente. Mandaci il tuo indirizzo, chiamaci il numero di telefono da chiamare è lo 0975, mettilo un poco sullo schermo, metti 707, c'è già 207 e 210, tutti e due. Così fai un esame, un riscontro per vedere... A che punto stai con il tuo cammino di fede secondo la parola del Signore? Questo è il Vangelo di Giovanni con 20 pagine di un esame da fare. C'era già scritto, ce sì, ce l'aveva lasciato Marco. 372, 207, 372. Ecco, segnati questi due numeri per ordinare il Vangelo di Giovanni con le note per fare un esame della tua propria vita, del tuo cammino di fede, 0975 37 22 10 oppure 0975 37 22 07, li puoi ordinare fino a 5 però li devi distribuire, richiedili e fai un esame di coscienza alla luce della parola del Signore. E così ci sono tutte le informazioni necessarie che hai bisogno per comprendere su che piano stai confrontandoti con la parola del Signore. Richiedilo. Dio piacendo, ci vediamo stasera alle 19.30 per la preghiera e condividiamo un'altra porzione della parola del Signore. Fallo subito, ordina subito perché poi le poste ci mettono un po' di tempo. Dio ti benedica, ci vediamo stasera. Pace e buona giornata.